Ciao, sono Maya Gaia. In questo tutorial procederemo all'installazione di Confluit nella sua versione portable. Se l'installazione ti risulta complessa, alla fine del video ti indicherò una semplice installazione di Confluit grazie a Stability Matrix. Inoltre, ti regaliamo 3 workflow per Confluit con spiegazioni in italiano e pensati anche per computer con poca memoria. In questo modo, potrai subito generare le tue splendide immagini con i modelli open source come Stable Diffusion e Flux. Confluit rappresenta un'interfaccia unificata per l'utilizzo di modelli di intelligenza artificiale generativa, distinguendosi per la sua natura open source e la sua struttura basata su nodi. Il vero punto di forza di Confluit è la sua comunità attiva, che rapidamente sviluppa nodi compatibili per quasi tutti i nuovi modelli che emergono sul mercato. Il vantaggio principale è proprio la possibilità di utilizzare una singola piattaforma per accedere alle più recenti innovazioni nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Grazie ai workflow scaricabili, gli utenti possono implementare e sfruttare praticamente tutte le nuove tecnologie AI che vengono rilasciate. Questa capacità di integrare rapidamente nuovi modelli all'interno di un unico ecosistema rende Confluit uno strumento estremamente versatile e sempre aggiornato, capace di stare al passo con il rapido sviluppo del settore dell'intelligenza artificiale generativa. Iniziamo con l'installazione di Confluit Portable. Segui tutti gli step che ti indico in questo video. Per aiutarti, in descrizione trovi il link all'articolo su Tutorial 3D, in cui sono elencati step by step tutti i passaggi e i link di installazione. Innanzitutto, dobbiamo procedere all'installazione di Git, Python e FMPEG. Clicca sul link per scaricare il pacchetto di installazione di Git e procedi cliccando 2 volte. Cliccare sempre su Avanti, senza effettuare modifiche fino a fine installazione. Clicca sul link per scaricare il pacchetto di installazione di Python e procedi cliccando 2 volte. Ti raccomando di selezionare questo flag nella prima schermata di installazione e procedere al riavvio del PC dopo l'installazione. Cliccare sempre su Avanti senza effettuare modifiche fino a fine installazione. Clicca sul link per scaricare il pacchetto di installazione di FFmpeg. A download terminato, scompatta il file zip ed entra nella cartella creata. All'interno cerca la cartella bin e trova i 3 files indicati nel video. Copia e incolla i 3 files in una cartella di tua scelta che puoi chiamare FFmpeg. Cercate variabili d'ambiente su Windows. Nella finestra Variabili dell'utente cercate la voce Path e selezionatela. Cliccate su Modifica. Cliccate su Nuovo. Nella riga vuota scrivete il Path in cui avete incollato i 3 files. Cliccate su OK e abbiamo terminato. Adesso dovete riavviare il vostro computer. Attenzione! Se adesso riavvii il tuo PC, perderai il link di questo video. Iscriviti al canale o salva questo link per procedere con il tutorial. A dopo! Procediamo con l'installazione di Confluit nella sua versione portable. In descrizione trovate il link per scaricare il pacchetto dell'ultima versione di Confluit su Windows. Procedete al download del pacchetto e aspettate che il download finisca. Spostate il pacchetto di installazione nel punto in cui volete installare Confluit. A questo punto scompattiamo il pacchetto di installazione. Potete dare il nome che volete alla cartella. Questo ci permette di installare più versioni di Confluit. All'interno della cartella scompattata troverete i file di lancio di Confluit.
una volta lanciata, l'interfaccia di ConfiUI si aprirà sul vostro browser. Cliccate su Browse Template e potrete già caricare dei workflow pronti, ma in realtà manca ancora qualcosa di importante: il ConfiUI Manager, un applicativo che ci permette di gestire l'installazione dei nodi e fare update di ConfiUI in maniera semplice e veloce. Per installarlo, devi recarti al link in descrizione e procedere al download con il pulsante destro del mouse e scegliere Salva link con nome. Ricorda, non devi semplicemente cliccare sul link o vedrai solo del testo nel browser. Devi usare il pulsante destro e cliccare su Salva link con nome. Se hai problemi, puoi effettuare il download su Tutorial 3D e all'interno, oltre ai tre workflow, troverai lo script già pronto. Lo script va collocato nella cartella ConfiUI Windows Portable. Fai doppio clic su questo file e attendi il completamento dell'installazione. A questo punto lanciamo ConfiUI e vedremo in alto a destra il pulsante Manager. Cliccate e si aprirà il ConfiUI Manager. Cliccate su Update All. Questo ci permette di avere sempre l'ultima versione aggiornata ed evitare problemi. Quando ha terminato, vi chiederà di fare un restart dell'applicazione. Chiudete ConfiUI e fatelo ripartire. Siamo pronti. Adesso è il momento di utilizzare i nostri tre workflow. Se non l'avete ancora fatto, andate sull'articolo in descrizione e nella pagina di Tutorial 3D inserite la mail e cliccate su Download. Riceverete un link per il download di tre workflow. Table Diffusion nella sua versione 1.5 e nella sua versione extra large e un workflow per usare Flux Schnell. Trascinate il Workflows Table Diffusion Extra Large nell'interfaccia di ConfiUI. Se provate a generare una immagine, riceverete un messaggio di errore in rosso. Questo accade perché non avete ancora i modelli presenti nel workflow. Come vedete, vengono cerchiati in rosso i nodi in cui non è presente il modello indicato. In ogni workflow troverai una spiegazione chiara in italiano con i link dei modelli da scaricare. Copia il link e incollalo nel tuo browser per scaricare il modello indicato. Il modello va inserito nel percorso ConfiUI Models Checkpoints. Quando il download sarà terminato, clicca su Edit e Refresh Node Definitions. Attendi qualche secondo e il modello scelto sarà selezionabile. Adesso facciamo lo stesso per l'altro modello. Nelle note del workflow cliccate sul link del modello. Cliccate su Download. Selezionate solo il file Ultra Sharp e scaricatelo. Inserite il modello nella cartella ConfiUI Models Upscale Models. Se la cartella non esiste, allora devi crearla con nome Upscale Models. Quando il download sarà terminato, clicca su Edit e Refresh Node Definitions. Seleziona il nuovo modello dal menu e genera la tua prima immagine. Come vedi, è stata creata una prima immagine che poi viene aumentata in risoluzione e rifinita nello step successivo. Bella, vero? Nel workflow trovi tanti prompt di esempio per test veloci. Tutte le immagini generate vengono sempre salvate nella cartella Output contenuta nella cartella ConfiUI. Una cosa importante. Ricordati di salvare il tuo workflow cliccando su Save oppure su Export, assegna un nome e salvalo dove vuoi. Ti consiglio di creare una cartella in cui inserire tutti i tuoi workflow salvati.
Ogni volta che vuoi usarli, ti basterà trascinare il workflow nell'interfaccia di Confio e sarà pronto a generare i tuoi capolavori. Altra soluzione veloce è Stability Matrix. Recatevi al link in descrizione, scegliete il vostro sistema operativo. Scaricate e scompattate il file. Eseguitelo. Scegliete la cartella di installazione. Eseguite Stability Matrix. Anche in questo caso vi ritroverete con un menu delle principali interfacce installabili. Cliccate su Add Package. Dal menu, selezionate Confio E. Cliccate su Install e attendete l'installazione. A installazione terminata, cliccate sull'icona a forma di puzzle. Cercate il manager e installatelo. Quando terminato, cliccate sull'icona dei settaggi. Si aprirà una finestra in cui potete selezionare l'ORAM se avete meno di 12 GB. Selezionare su CPU se non avete scheda Nvidia. Selezionare su DirectML se avete una scheda video AMD. Fate le vostre scelte. Cliccate su Save. Ora potete lanciare Confio E e provare i nostri workflow. Complimenti! Avete installato Confio E. Adesso potrete realizzare immagini, video, creare avatar parlanti, clonare voci e tanto, tanto altro. Ricorda, non sarà l'intelligenza artificiale a farti perdere il lavoro. A farlo sarà chi saprà utilizzarla prima e meglio di te.